La squadra rossoblu in queste ultime giornate è stato veramente un rullo compressore, andando a vincere tanti degli incontri disputati sia in casa che in trasferta. Dopo un inizio stentato, la Samba è quindi in zona playoff e questa di Rimini è una partita molto importante. Siamo ancora sullo 0-0 mentre ci avviciniamo al 16° del primo tempo. Vediamo le formazioni delle squadre. Il Rimini gioca con Battistini, Mastro Nicola Bravo, Antonioli, D'Angelo, Ballanti, Racchini, Brighi, Di Nicola e Ricchiuti. La Sambre Dettese gioca invece con Visi, Borsa e Pirrone, Di Serafino, Pellegrini, Cantucci, Teodorani, Del Vecchio, Soncini, De Amicis e Sergi, l'allenatore della Sambre, Colantuoni. C'è questo lancio di Battistini in avanti e respinge la difesa della Sambre Dettese e c'è un calcio di punizione che stato fischiato dall'arbitro Tagliavento di Terni. Racchini si guarda intorno, cerca un compagno libero, c'è questo lancio per Micchi che brucia sul tempo Tantucci, in avanti rimpallo di Di Nicola e gol, c'è il gol del Rimini per l'1-0, un'azione abbastanza rocambolesca, ma Di Nicola è stato pronto a vincere il contrasto, entrare in area e mettere alle spalle di Visi. Siamo sull'1-0 per il Rimini. Con le immagini siamo ora al 26° del primo tempo, c'è la Samba che avanza, Del Vecchio percussione verso Di Serafino, Di Serafino allarga per il numero 7 Teodorani, cross al centro, Soncini, il gol, la palla supera il portiere del Rimini, Battistini, e la Sambre Dettese pareggia 1-1. Standing ovation verso i tifosi della Sambre, accorsi numerosissimi al comunale di Rimini. Soncini porta sull'1-1 la Sambre Dettese ed è sicuramente un gol molto pesante questo della Sambre, che riesce quindi a raddrizzare la situazione dopo il gol al 16° segnato da Di Nicola per il Rimini. Non abbiamo purtroppo il gol del 2-1 della Sambre Dettese per motivi tecnici che non sono dovuti naturalmente alla nostra emittente, ma a chi ci ha fornito la partita. Siamo quindi al 34esimo del primo tempo e c'è una punizione dal limite. Sulla palla c'è Di Nicola. No, scusate, sulla palla c'è Antonioli che si prepara a battere questa punizione. Antonioli si guarda intorno, probabilmente cerca un compagno smarcato, parte Antonioli, traversa e il pallone che batte su Visi ed entra in porta per il pareggio del Rimini. Siamo sul 2-2 e naturalmente c'è grande festa tra i giocatori del Rimini per questo pareggio dopo il vantaggio della Sambre Dettese. Siamo giunti al 43esimo del primo tempo, c'è questo calcio di punizione per il Rimini, battuto al limite dell'area, questo fallo l'arbitro lascia correre e Ricchiuti vede Racchini che entra in area, il tiro superato Visi e c'è il gol del 3-2 per il Rimini, che naturalmente va a festeggiare con i suoi giocatori sotto la curva dei sostenitori biancorossi. 3-2 per il Rimini e il risultato non cambierà per questo primo tempo, quindi le squadre vanno a riposo sul risultato di 3-2 per il Rimini. La linea ora passa ai nostri colleghi di Rimini per il proseguo del match e naturalmente sarà un match come le aspettative del primo tempo hanno fatto vedere, un match molto entusiasmante. E sempre Pino Perrate insieme a Paolo Mure ed Enrico Izzo che vi faranno il resoconto di questa partita, una partita dalle mille emozioni, dobbiamo dire. Il Rimini era passato in vantaggio per primo al quarto d'ora quando Di Nicola aveva portato in vantaggio i biancorossi, aveva tirato una prima volta sulla ribattuta, ha riguadagnato il pallone e l'ha scaraventato poi in rete. Il pareggio della Samb è giunto al 27esimo con Soncin, poi Taccucci, un difensore,
aveva avuto la palla buona per il 2-1, sembravano allora mettersi male le cose per il Rimini, quando poi invece due gol prima annullati al Rimini, ambedue di Nicola, e poi il gol del 2-2 che veniva realizzato ancora da Nicola, e poi il 3-2 da Racchini, quindi un Rimini che è passato in vantaggio per 3-2, il gol di Antonioli, scusate, del 2-2, abbiamo confuso naturalmente, i due gol di... Ecco il tiro, il gol del 3-3, Parenzo, la Samba appena entrata in campo, un tiro da fuori da parte del numero 8 del Vecchio, ha sorpreso il portiere Battistini, 3-3, un gol realizzato da Del Vecchio da distanza notevole, rimette in parità le sorti della partita. Non era ancora trascorso il primo minuto della ripresa, stavamo raccontando dei 5 gol segnati nel primo tempo, dicevamo del 2-2 di Antonioli su punizione, poi del 3-2 realizzato da Racchini, adesso dobbiamo dirvi del 3-3, il gol realizzato dalla Samp ad opera di Del Vecchio. Adesso c'è il portiere Visi che va a raccogliere questo pallone, siamo sul 3-3, si riaccende la torcida Samp, 3-3 qui allo stadio Romeo Neri, una partita delle mille emozioni. Paolo Amore, c'è da registrare l'ingenuità a questo punto fatale di Battistini, che evidentemente si è fatto tradire dall'effetto, dal vento, io non so perché si è lasciato passare alle spalle questo pallone calzato da lunga distanza da parte del Vecchio, quindi è chiaro l'errore di Battistini, una palla per Di Nicola, significato da Missi, non sarebbe Di Nicola perché è anticipato da un difensore. Comunque il gol lo registriamo dopo esattamente 35 secondi, quindi la Samba ristabilisce il punteggio di parità, 3-3 qui allo stadio Romeo Neri, 6 gol segnati in 45 minuti e 35 secondi, infatti il gol del Vecchio è stato realizzato al 35esimo secondo della ripresa, dell'inizio appunto della ripresa. Adesso tira da lontano Antonioli, calcia male, la palla finisce lontana fuori dallo specchio appunto della porta del portiere Visi della Samp. Adesso c'è un nuovo pallone che viene rimesso in gioco, è finito fuori dalla recinzione quello precedente, il Rimini aveva chiuso il primo tempo sul 3-2, poi il gol del 3-3 con un tiro da lontano da parte di Del Vecchio. Una partita davvero dalle mille emozioni. La Samp non molla, come vedete, non ha mollato, è rientrata in campo e ha trovato subito il gol. Si opera della rimessa borsa, poi la palla finisce ad Antonioli, ancora Brighi, però sbaglia il top, c'è il proprio possesso del pallone, scusate, Del Vecchio, autore del 3-3 per la Samba Inglesese. Del Vecchio serve sulla sinistra Pirone, avanza Pirone, poi viene il triangolo con De Amici, sta ancora Pirone in pezzo di palla, sta in sinistra, Pirone contro Massa Nicola, che è bravo a fermarlo, ecco Massa Nicola che rinvia, però la palla finisce ancora su Brighi, Pirone, il cross al centro, c'è Teodorani, può provare il destro, alto, c'è però una deviazione, indica il direttore di gara, calcio d'angolo, e c'è il calcio d'angolo per la San Benedettese, si tratta del secondo calcio d'angolo per gli ospiti, incredulità nei volti dei giocatori del Rimini, non sembrava calcio d'angolo, comunque l'arbitro lo ha concesso. Ma Teodorani dalla bandierina, ecco Teodorani prende la rincorsa, la palla al centro, c'è il colpo di testa di Pellegrini, la palla fuori, brivido però sulla schiena dei tifosi del Rimini, dopo che la San Benedettese a inizio di ripresa ha trovato nuovamente il pareggio con il gol di Del Vecchio, però è chiaro l'ingenuità
di Battistini in questo episodio. È proprio Battistini che rilancia lungo, un peccato perché Battistini aveva giocato un'ottima gara, una buona gara fino ad ora. Questo è un errore importante il suo. Scende sulla sinistra Lex De Amici, con il sinistro crossare al centro, la palla viene deviata da D'Angelo per il terzo calcio d'angolo per la San Benedettese. Gli ospiti spingono sull'acceleratore dopo aver trovato il pareggio, provano ad andare nuovamente in vantaggio in una partita che ha quasi dell'incredibile. Ecco De Amici sulla bandierina, l'ex giocatore del Rimini va con la sua parabola a rientrare, Battistini non esce, c'è il rinvio di Ballanzi, però è ancora Pirone che fa una grandissima toccata, serve sulla sinistra De Amici, sbaglia a calibrare il cross De Amici, il numero 10 manda la palla dietro la porta di Battistini che la va a recuperare, la mette giù ed è pronto per il rinvio. Siamo giunti al sesto minuto di questo secondo tempo, 3-3 il risultato. Come vedete ha trovato a inizio di presa il pareggio con Del Vecchio. Ancora Battistini che non è stato sicuramente esente da colpe, in particolar modo nel terzo gol della Samp. Adesso ci sono due giocatori del Rimini a terra. Riepiloghiamo in questa breve pausa i gol. Al 16° Di Nicola, al 27° il pareggio di Soncin, al 29° il raddoppio della Samp con Taccucci, al 35° calcio di punizione di Antonioli e 2-2, poi al 38° e al 40° due gol annullati a Di Nicola, al 43° il vantaggio riminese per 3-2 con Rachini. Nella ripresa si entra e la Samp segna 3-3 il gol di Del Vecchio con un tiro su calcio di punizione da lontano. Adesso c'è ancora la San Benedettese che cerca di portarsi in avanti, guadagna un calcio di punizione. Viene ammonito Ballanti, il Rimini in campo con Battistini, Mastro Nicola e Bravo, Antonioli, D'Angelo e Ballanti, Rachini, Brighi, Di Nicola, Ricchiuti e Micchi. La San Benedettese risponde con Visi, Borsa e Pirone, Di Serafino, Pellegrini e Taccucci, Teodorani, Del Vecchio, Soncin, Massimo De Amicis, l'ex riminese, e Sergi con la maglia numero 11. Le panchine, Didio, Broco Conacu, Fonda Matteo, Camillucci, Pilletto, Griniti e cacciatori per la Samp. Casaldoni, Bucchi, Nanni, Donadoni, Mussoni, Lunardini e Neri, Trilini, parte di calcio di punizione del numero 10 De Amicis e questa volta Battistini si alza e afferra la sfera in presa alta, rinvia il portiere, adesso lo fa con calma. Battistini ha subito 3 gol, un esordio casalingo che ricorderà per un pezzo, il terzo gol forse ce l'ha sulla coscienza proprio lui. Adesso vediamo il numero 9 Di Nicola, il passaggio verso Rachini, lo scambio con Antonioli, indietro per D'Angelo, la palla per Mastro Nicola, cerca di riportarsi davanti il Rimini, sbaglia Mastro Nicola, la palla finisce fuori, la va a riprendere il numero 3 della Samp, Pirone, la rimessa laterale di Pirone, Rachini che riguadagna il pallone e poi la palla che finisce ancora in palla laterale, sale di nuovo la squadra riminese, Antonioli, questa volta sbaglia il passaggio, riparte la Samp con De Amicis, è scatenato in questo secondo tempo De Amicis, vuole farsi appunto vedere dalla sua ex tifoseria, proveniente dalla Torres, giocava in Serie C1 quest'anno, poi ultimamente lo ha acquistato la San Benedettese, è ritornato nella penisola, ha lasciato l'isola sarda, appunto ha lasciato la Serie C1, ecco intanto il colpo di testa di Rachini che finisce fuori, la rimessa del numero 3, Pirone, Sergi, palla in avanti, non c'è nessuno, la palla finisce in palo laterale, la rimessa del Rimini. Colpo di testa da parte di Taccucci, l'autore del gol numero 2 della Samp. Il tacco di Micchi, la palla verso Di Nicola, ancora Taccucci, non ce la fa Di Nicola,
c'è un gran tifo sugli spalti, sia da parte dei riminesi, sia da parte dei tifosi della San Benedettese. Enrico, un 3-3 che vede ancora una partita quindi apertissima, il decimo minuto della ripresa. Io dico la verità, sono rimasto veramente demoralizzato, perché all'inizio della ripresa prendo un gol così al freddo. Io tra l'altro vedo che a Battistini ha accusato un po' il colpo, mi auguro che si rifaccia, perché sennò si corre il rischio di stufare tutto quanto di buono la squadra ha costruito di tutta la partita. È un Rimini che sta giocando alla grande, ha fatto tre gol, ma mai ha subito tre gol, poi soprattutto sul proprio terreno di casa. Bisogna reagire e speriamo, ecco, questi numeri io non li concepisco da parte di un portiere, ecco. Dobbiamo essere più cinici e più determinati. Dunque, tre gol subiti da Rimini, diceva Enrico Isto, è un pezzo che Rimini non li subiva, di vero aveva subito un gol nelle ultime 8 partite, aveva portato la sua difesa, quella meno battuta insieme a quella del Mantova, con 18 gol, ora questi tre gol ci portano a quota 21, quindi in un colpo solo abbiamo sicuramente peggiorato la nostra situazione, ma questo conta relativamente, conta vincere la partita. Adesso c'è Antonioli che dà una buona palla a Ricchiuti e poi Di Nicola, ancora Ricchiuti, non aggancia, rinvia Tacucci. Dall'altra parte Ballanti, che poco fa è stato ammonito, va a guadagnare questo pallone. Siamo sempre sul 3-3, una partita davvero vibrante quella tra Sanve e Rimini. Grandi applausi da parte della tifoseria San Benedettese, una tifoseria caldissima. Aveva già dato un saggio anche nelle partite giocate, nella partita giocata a San Marino contro la squadra sammarinese. Erano venuti anche allora in molti da San Benedetto. Adesso c'è Teodorani che cerca di andare via al Mastro Nicola, poi manda un pallone lunghissimo dove lo aggancia Soncin, il tiro di Soncin, la parata di Battistini. Fortuna per i Rimini che riescono poi Brighi e Antonioli a sbrigare la situazione. Rinvia via lontano e poi Antonioli, la palla a Micchi. 3-3 il risultato, partita davvero frenetica, una partita sempre aperta e dall'una e dall'altra parte. Paolo More. E qui però bisogna dare il merito a Battistini, che ha fatto una parata veramente importante. Qui si è disteso verso la sua sinistra, il diagonale di Soncin era preciso, Battistini, scusate, è riuscito a intervenire. Intanto si scalda e anzi veste la tuta Donadoni, che entrerà in campo. Evidentemente il mister Pascarini ha visto qualche problema di troppo in difesa, vuole coprire qualche lacuna inserendo Donadoni, che è scelta giusta. Probabilmente uscirà un difensore esterno, che potrebbe essere Mastro Nicola o altrimenti Bravo. Vedremo chi avrà speso di più secondo il nostro tecnico. Probabilmente uscirà, come diceva Paolo, Mastro Nicola. Ad ogni modo entra Donadoni. Tra qualche istante, il gioco adesso è fermo, siamo sul 3-3, una partita, dicevamo, che è stata ricchissima di gol. Il Rimini prima in vantaggio per 1-0, poi sotto di 2-1, poi sopra di 3-2, poi il pareggio della Samb al 35esimo secondo. E se, come avevamo giusto ben visto e come lo stesso Paolo aveva sottolineato, Mastro Nicola, al suo posto Donadoni, che dà più garanzie nella fase difensiva. Entra dunque Donadoni al posto di Mastro Nicola. Vi ricordate giustamente che De Amici si era cresciuto moltissimo sulla parte sinistra e infatti sta mettendo in difficoltà Mastro Nicola. Credo che sia una scelta giusta, perché Donadoni può dare più solidità in più. Numero 3 Bravo ha colpito la palla con la testa, il numero 10 De Amicis. Il colpo di testa di Donadoni, interviene Pilletto, a sua volta è Bravo Brighi a rubare un pallone a Pilletto. Intanto si scalda Neri, si prepara Neri, scusateci, è pronto ad entrare Neri, sta per entrare, ormai è dentro Neri. Vedremo il cambio di Foscarini, chi sostituirà Paolo? Ma io credo che uscirà, a mio parere, o Ricchiuti o Micchi, credo Micchi però. Quindi non arrischierà, diciamo, le tre punte. Eh no, perché qua c'è più il rischio, fino c'è anche il rischio reale di perderla questa partita, perché la San Benedettese, abbiamo visto anche in questo secondo tempo, si è resa pericolosa, quindi
bisogna stare attenti, oltre a fare gol va bene, ma bisogna anche pensare a non perderla. I neri permessi sicuramente. Intanto la San Benedettese ha un pallo laterale dalla sua. Intanto si è acceso qualche tafferuglio nella curva riminese. E se Micchi al suo posto, Neri. È il 29esimo della ripresa quando Maurizio Neri entra in campo, quindi Foscarini gioca la carta del bomber di Bellaria. Enrico Izzo, l'entrata di Neri cosa potrà dare alla Rimini, al posto di Micchi? Beh, io Neri l'ho visto giovedì in allenamento su Loggiano, l'ho vista in buone condizioni. È un Neri che indubbiamente si dimostra di... Quindi un quarto d'ora lo ha buono Melegante. Sì, adesso però, non lo so, sai, entrare così a freddo in una partita non è facile. Però è un uomo di esperienza, è un uomo che sa tenere palla, è un uomo che sa deteriorare anche il passaggio, quindi speriamo bene. Certo, io voglio dire una cosa, a favore di Micchi. Secondo me ha giocato una gran partita ed è la spalla ideale per il nostro Di Nicola. Quindi ringrazio Micchi per quello che è stata la prestazione che ha fatto oggi e per quello che ha fatto in tutto il campionato. Questo ragazzo andrebbe sostenuto di più. Bene, comunque Micchi oggi, come ha detto Enrico, ha fatto la sua partita, rientrava dopo l'assenza di Montichiari. Dobbiamo dire che gli è ben disimpegnato, ma il cambio appunto avvenuto adesso con Neri fa parte naturalmente del gioco. Il quarto d'ora di Neri potrebbe essere di pregevole fattura se l'impatto con la partita sarà buono da parte del Bellariese. Speriamo, perché Neri è capace appunto di qualche giocata sopraffina, quindi speriamo che riesca ad avere qualche buon pallone. Adesso le due squadre sembrano quasi accontentarsi di questo 3-3. Sarà così o è soltanto, diciamo così, un momento di attesa? Senza mettere in conto anche la stanchezza, perché queste due squadre... Attenzione, la palla è buona per Sorcini, attenzione. Il destro e c'è il gol della San Benedettese. Non è possibile, non è possibile. Il gol di Sorcini, 4-3. La Samb passa addirittura in vantaggio. Quando manca esattamente un... esattamente 13 minuti, quindi è il 32esimo della ripresa. Avrà la forza adesso il Rimini di pareggiare questa partita che la Samb sta vincendo per 4-3? È davvero un grossissimo punto interrogativo, davvero difficile dare una risposta. La Samb Benedettese sorprende ancora la difesa riminese con Sorcin, mette a segno il gol del 4-3 al 32esimo della ripresa. Sorpresa ancora la difesa del Rimini. Due gol di Andrea Sorcin. Dicevamo c'era un momento di relativa calma, ma era davvero apparente questa calma, perché la Samb, pur senza fare alcunché di eccezionale, ha avuto la possibilità di battere rete con Sorcin, che è sfuggito un attimo alla nostra difesa. Adesso c'è Ricchiuti, la palla in avanti per Bravo, il cross di Bravo, la palla che va in calcio d'angolo. C'è Mussoni in panchina che potrebbe dare il suo apporto in questo finale di gara. C'è Nanni, c'è Lunardini, c'è Bucchi. Questi sono gli uomini a disposizione. Eventualmente adesso il gol! E il gol, vediamo un po'. C'è... annulla. Annullato il gol. Vediamo un po'. Vediamo un po', non abbiamo naturalmente visto come è avvenuto, però l'arbitro, il signor Tagliavento,
aveva dato in un primo tempo il gol, poi vediamo un po', non si capisce più niente. Annullato il gol, ammonito Rachini, a quanto pare. Davvero un attimo di grande incertezza. Ancora un gol annullato a Rimini. Qualcuno dice che il Rimini abbia segnato con le mani. Fatto sta che questa è la terza segnatura che viene annullato al Rimini. Svirgola un po' il pallone adesso Taccucci. È una partita davvero difficile per il Rimini. 4-3. È stata un'azione molto confusa, non abbiamo visto davvero chi abbia messo dentro il pallone. Intanto la Samp manda dentro il terzo cambio. Entrerà Criniti. Entrerà Antonio Criniti, giocatore che sa tenere il pallone, e quindi Schiavi e Colantuono hanno pensato a Criniti, giocatore che, come sapete, è un maestro nel trattenere il pallone. Eccolo Antonio Criniti con la maglia numero 17. Vediamo quest'angolo che il Rimini avrà e che andrà a battere al 36esimo della ripresa con Ricchiuti. Calcio d'angolo per il Rimini, 4-3 il punteggio per la Samb. Parte il calcio d'angolo da parte di Criniti, scusate, di Ricchiuti. Ecco Ricchiuti, Riti, Ballanti, no! Ha avuto la possibilità di tirare Ballanti, poi Donadoni che manda ancora in avanti. Il tiro di Neri, alto, fuori. E adesso entra Criniti. C'è il cambio da parte della San Benedettese. 4-3, il tiro di Ballanti ribattuto, il tiro di Neri, alto. Entra dunque Antonio Criniti al posto di Soncin, autore di due gol. Esce il piccolo Soncin, al suo posto Criniti. . 4-3, il Rimini sta perdendo in casa contro la San Benedettese. Intanto si prepara Mussoni. Ricordiamo che l'unica sconfitta di questo campionato subita dal Rimini in casa era quella con l'Imolese, con quel gol realizzato sul finire della gara in una posizione da posizione diciamo irregolare, venne battuto una posizione molti metri più avanti e l'Imolese sorprese con Gabriellini il Rimini. Questa sarebbe eventualmente la seconda sconfitta del Rimini tra le mura e amiche. Come dici Pilletto, mi dice Paolo, c'è davvero ormai molta confusione anche sugli spalti, non è facile, qua e là si accende qualche miccia, anche in campo qualcosa è stato. Ecco Donadoni, è il numero 7, Rachini, Brighi. E adesso la difesa della Samp vigila, difendono questo 4-3. È stata comunque una bella partita. Nanni è pronto per entrare in campo. Vediamo quale sarà il cambio di Foscarini. C'è Mussoni con la maglia numero 16, pronto per entrare. C'è un ripensamento, non più Mussoni, bensì Diego Nanni.
Foscarini ha pensato di mandare dentro Diego Nanni. Vedremo quale sarà il cambio, probabilmente uscirà Racchini. Oppure Bravo. Staremo a vedere. D'Angelo. Quattro a tre per la San Benedettese. Il gol di Soncin. Per adesso sta decidendo questa partita. E Serachini. Entra Diego Nanni. Ecco Nanni, Nanni! Era in fuorigioco. È un finale brutto, diciamo, non si gioca più tanto bene. La Samb tenta in qualche maniera di non far giocare il Rimini. Cerca di spettare sul Nasser il gioco del Rimini, che deve tentare il tutto per raggiungere questo 4-4, un risultato davvero molto insolito, come del resto è insolito un 4-3. Adesso Neri va a rincorrere questo pallone, ancora Neri. D'Angelo. Brighi. Rinvia Del Vecchio. Rincorre il pallone D'Angelo. Glielo ribatte Pillettu. Paolo, un finale di gara, mancano esattamente, intanto guardiamo 4 minuti, un finale, dicevo, difficile per il Rimini. La Samb cerca di ostacolare ormai il gioco della squadra di Foscarini. Ma io credo che questa sambentese sia stata trascinata da questo pubblico, direi incredibile, di sicura categoria superiore. Sta dando una spinta proprio ai suoi giocatori, ha trovato il gol del 4-3 con Soncin e ora fa il gioco che farebbe il Rimini su forza notato, cioè cerca di dare ostruzionismo, cerca ostruzionismo in campo del Rimini, che a questo punto getta l'anima per tornare almeno a pareggiare, visto che le notizie da Teramo dicono di un pareggio ancora 1-1 tra Teramo e Gualdi. Tanto rimette Ricchiuti. Attenzione, Ricchiuti. La palla è buona. Peccato che non arrivi di nuovo Ricchiuti. Antonioli, dall'altra parte Neri. La palla va in calcio d'angolo, non riesce a salvare il pallone il portiere Visi dal calcio d'angolo. Ci sarà quindi ancora un tiro dalla bandierina da parte del Rimini. Sono tutti in avanti i giocatori biancorossi. C'è solo Donadoni che è rimasto indietro. Calcio d'angolo che batte Ricchiuti. Parte la traiettoria di Ricchiuti. E nessuno del Rimini aggancia il pallone. Rimessa laterale, Antonioli, la lascia Nanni, ecco Diego, prende una lunga rincorsa, Diego Nanni, la palla nel mezzo, la rinvia Di Serafino, l'aggancia poi Brighi, la palla è ancora lì, ancora Nanni, buona la palla per Ricchiuti, è in fuori gioco Ricchiuti, gliel'aveva mandata in calcio d'angolo, ma mancano 2 minuti. Alla fine della partita, più un tempo da recuperare naturalmente. Era stato Quonda Matteo a mandare in calcio d'angolo, ma Ricchiuti era in posizione irregolare. Ancora Nanni. Va a recuperare prontamente il pallone. Lo lascia a Donadoni, si porta in avanti in attesa di ricevere la sfera. Donadoni ferma il gioco l'arbitro, ma ormai la Samb gioca d'astuzia. Un finale davvero convulso, un 4-3 inaspettato, una partita che ha visto prima il Rimini in vantaggio, poi la Samb, poi ancora il Rimini, poi di nuovo la Samb Benedettese. Ci sono stati quindi molti capovolgimenti di fronte.
dall'1-0 per il Rimini al 2-1 per la Samp, al 3-2 per il Rimini, al 4-3 per la Samp. Quindi davvero una partita emozionantissima, peccato che il Rimini stia perdendo. Forse un 4-4 sarebbe il risultato più giusto. Spera ancora la squadra di Foscarini in questo finale. C'è Antonioli che batte questo calcio di punizione. E non dimentichiamoci che al Rimini sono stati annullati 3 gol. La palla piove nel mezzo. E poi va sul fondo. La rimessa sarà degli ospiti. 4-3 per la Samp. Si sta per chiudere dunque questa partita, con il Rimini che sta per venire sconfitto dagli uomini di Colantuono e di Schiavi. Va a terra un giocatore della Samp Borsa e l'arbitro fischia in favore della squadra della Samp Benedettese. Squadra sempre ostica per il Rimini, non dimentichiamoci che in passato ben 4 furono i successi della Samp. Qui a Rimini tutti per 1-0, questa volta addirittura un 4-3. Il Rimini quindi probabilmente lascia qui le ultime speranze di vincere questo campionato, anche se l'ultima parola non è mai detta. Giocherà questi playoff ancora una volta, molto probabilmente. Speriamo di arrivarci molto bene eventualmente. Non si ha portato fortuna questo arbitro della partita, che forse sui 3 gol annullato almeno in un'occasione poteva essere più a nostro favore. Adesso è Criniti che ha il pallone. Intanto mi annuncio Paolo Amore che la vittoria per il migliore in campo va ad Antonioli. Effettivamente il gol segnato su punizione e anche altre belle cose fatte dal giocatore di Igea Marina hanno confermano questo giudizio globale dei cronisti riminesi. Intanto c'è Ricchiuti che guadagna un calcio di punizione. Siamo sul 4-3. C'è l'ultima piccola speranziella per la squadra di Foscarini. Siamo al secondo minuto di recupero quando Antonioli si appresta a battere questo calcio di punizione. La Samp Benedettese, se dovesse vincere oggi con il duo Colantuono-Schiavi, avrebbe appunto cantato il quinto successo. Ancora Antonioli, ancora Di Nicola. Niente da fare. E forse qui si infrangono le ultime speranze della squadra di Claudio Foscarini e del presidente Vincenzo Bellavista. Vedremo però quanti saranno i minuti da recuperare. Il colpo di testa di Ballanti. Sì, in effetti vedremo quanto si giocherà ancora, meglio dire. Ecco Quando Matteo. Ballanti. Pilletto reclama di aver subito il pallo che gli viene fischiato contro. Antonioli, rilancia in avanti Antonioli. La palla in area, la rinvia la difesa. Ha toccato palla Criniti. Va a terra. E poi Donadoni. Pallo su Donadoni. Si gioca ancora. Donadoni, non ce la fa più Donadoni. Rinvia la difesa della Samp Benedettese, palla Criniti, se l'allunga troppo. E bravo poi Brichi.
Buona la palla per Nanni. Pronto il lancio di Nanni, ribattuto, ancora Nanni. Peccato, peccato, poteva essere buono il lancio di Nanni. Di Serafino, Criniti. E l'abbiamo detto, Criniti addomestica il pallone quando ce l'ha tra i piedi. Non c'è niente da fare purtroppo per il Rimini che sta perdendo 4-3. Secondi finali di questa partita. Antonioli migliore del Rimini. Ma tutto è relativo quando si perde. La palla è ancora buona, Neri la perde. E davvero ormai non c'è più niente da fare. Sembra almeno per la squadra biancorossa. Donadoni. Si gioca ancora comunque. Donadoni, 4-3 per la Samb. Avevamo perso anche a San Benedetto 1-0, gol di Cacciatori. La palla è buona! E che peccato! E qui finisce, 4-3, ha vinto la Samb. 4-3 per la San Benedettese.